Bene, ringrazio molto per questo invito che mi ha dato l'opportunità di leggere così in tempi molto, molto ravvicinati e quindi con efficacia questo libro molto interessante. E devo dire che ha riassunto, Renzo ha riassunto già diciamo in modo sistematico e sintetico. Molti dei punti che connotano il taglio, l'approccio di questo libro, e io avevo pensato di soffermarmi da un lato sui punti su cui mi trovo d'accordo. Assumo come dire, un punto di vista molto personale questa diciamo veloce chiacchierata, un punto di vista molto personale perché appunto ho cercato di capire prima di tutto per me stessa quali fossero le affermazioni, le argomentazioni su cui mi sentivo di essere d'accordo in questa trattazione molto ampia, molto articolata, e quindi così ve le propongo. Mi sono trovata molto d'accordo nell'efficacia della denuncia di un sistema di sviluppo basato, adesso vado molto velocemente perché insomma, in parte sono state anticipate alcune argomentazioni, poi appunto preferisco prendere un pochino di tempo per dire quello su cui magari sono meno d'accordo. Quindi è molto chiara invece, molto efficace, appunto la denuncia sul ruolo perverso della rendita fondiaria, della finanza speculativa, la disamina del ruolo dei ripetuti condoni edilizi, il ruolo dello scudo fiscale, anche nell'attivare appunto alcuni processi di rimessa in circolazione di risorse economiche, provvedimenti, ruolo di provvedimenti legislativi, è appena stato citato, il Bassanini che ha dirottato sulla gestione corrente risorse generate dalle trasformazioni urbane, e poi la denuncia di episodi, denuncia molto circostanziata, di episodi di malgoverno, di appropriazione di risorse pubbliche. Denuncia altrettanto circostanziata di episodi di corruzione ormai purtroppo dilaganti e pervasivi sia a scala nazionale, quindi i casi con i clamsi più clamorosi sono quelli del MOSE o anche dell'Expo, e anche episodi anche ripresi in modo puntuale anche con esempi alla scala locale. Su questo ci auguriamo che qualche diciamo, provvedimento di contrasto a questa corruzione dilagante sia nelle prospettive future attraverso il ruolo del dottor Cantone a capo dell'autorità anticorruzione. Comunque, mi sono trovata anche d'accordo sulla denuncia delle modalità di sviluppo territoriale non più sostenibili da vari punti di vista, economico, economici, punto di vista sociale, ambientale, prima di tutto, legati all'eccesso di consumo di suolo. Sono temi su cui che mi è sufficiente, diciamo, listare perché sono molto noti, dibattuti. Anche nella prima presentazione di questo ciclo si è discusso con Paolo Pileri, ad esempio, sul tema del consumo di suolo, ma anche sul ruolo delle grandi opere, che hanno goduto che godono di un sistema legislativo speciale. A proposito di questo piccolo inciso, ieri leggevo che in Lombardia sono stati previsti altri 320 chilometri di autostrade, quindi mi ha veramente colpito sia nella dimensione quantitativa, ma anche nel pensare che appunto ancora si possa ragionare in termini di sviluppo territoriale legato allo sviluppo della rete della mobilità su gomma, e quindi grandi opere a fronte di invece trascuratezza per le opere diffuse di manutenzione e di cura del territorio. E
E poi la denuncia del tema dello sprawl, dell'urbanizzazione non governata, dall'infrastrutturazione, dalla regia pubblica, e il tema importantissimo dell'abbandono dei territori interni, il dissesto idrogeologico, già citato, conseguenza in gran parte di urbanizzazioni improprie e anche illegali. E ritardo nel risanamento e nelle opere di risanamento e di bonifica del territorio. Quindi tutte queste, diciamo, questioni sono messe sul tappeto nel libro in modo molto efficace, molto preciso, con mo molti esempi su cui c'è, diciamo, le informazioni sono esorgenti e dettagliate. Ecco, sono un po' meno d'accordo invece, qui vengo dall'altra parte, sui giudizi, sulle affermazioni, a mio giudizio, un po' eccessivamente, diciamo, liquidatorie. A cominciare dal titolo, il titolo appunto dove c'è un'ambiguità, penso voluta, immagino voluta, tra il significato di fallimento della città come dissesto economico, e appunto sono stati citati, io non sapevo se fossero 180 i casi, non l'avevo trovato nel libro, comunque i casi sono casi noti e clamorosi, Alessandria, Roma, Parma, eccetera. Quindi questo significato di fallimento, proprio in termini, diciamo, di dissesto economico, oppure fallimento come giudizio complessivo sul destino di un modello di convivenza tra classi sociali e popolazioni diverse, tra usi dello spazio e delle risorse. Quindi ciò che connota un po' dal punto di vista, ciò che connota la città, sia dal punto di vista fisico, quindi la densità, la multifunzionalità, sovrapposizione di layers appunto funzionali e sociali, la diversità. Quindi questi elementi che connotano la città dal punto di vista fisico e che la connotano anche dal punto di vista immateriale, quindi i caratteri di urbanità, la presenza di diverse forme di rappresentanza, la multiculturalità, eccetera. Ecco, quindi rispetto a questo, appunto, queste qualità della città, non mi sono trovata d'accordo su alcune affermazioni appunto molto nette che descrivono fenomeno città nel suo insieme, descrivono una realtà che mi sembra invece presentare molte più declinazioni e complessità, cioè non mi ritrovo in termini come appunto fallimento totale senza appello delle città, città infelici, queste sono tutte tra virgolette, quindi Paolo le ho solo messe in fila, ma sicuramente insomma si riconosce, città senza futuro, le orribili periferie, parla delle le periferie più brutte d'Europa. Ecco, qui tra l'altro faccio un piccolo inciso proprio legandomi a questa affermazione del fatto che le periferie delle città italiane siano le periferie più brutte d'Europa. Forse, anche se il libro è, diciamo, tutte le argomentazioni del libro sono basate, come è naturale, visto il taglio che è stato preso diciamo, sullo scenario di tipo normativo, di tipo politico, di tipo amministrativo italiano, forse appunto una visione un po' distaccata, uno sguardo un po' più dall'esterno, che in genere, per quello che è così la mia esperienza, non mi sembra poi così negativo appunto sull'esito del fenomeno città italiano. E quindi forse anche avrebbe potuto essere appunto più anche utile una contestualizzazione di processi e di fenomeni che nel bene e nel male, dire che il fatto solo di essere diffusi non solo nel contesto italiano sia necessariamente una cosa di cui non preoccuparsi, che però accomunano la trasformazione almeno della città europea, ad esempio il fenomeno dello sprawl,
che non è solo riconducibile a politiche nazionali, ma fenomeni che hanno naturalmente una scala diversa e insomma motivazioni anche molto diverse, come per esempio hanno dimostrato le ricerche di Francesco Indovina e i suoi colleghi sull'esplosione della città. Quindi ecco, mi sono trovata un po' in difficoltà a fronte di questo tipo di affermazioni, così come forse un altro elemento che così, diciamo che nel modo in cui è stato presentato non mi trovo del tutto d'accordo, è una certa ironia con cui si fa riferimento alla diciamo, tematica del rinascimento urbano. Certo, giustamente viene forse diciamo, viene ripresa appunto in questo modo un po' ironico, perché è collegata al caso credo di Salerno, quindi in qualche modo riprendendo però una tematica reale che rimanda invece a processi di riconcentrazione di risorse sulla città che in Europa, appunto almeno dalla metà degli anni 90, a partire dal appunto qui risalendo un po' alla fonte dell'Urban Renaissance di Richard Rogers, legata alla situazione inglese, però insomma ha poi diciamo portato ad una forte nuova attenzione in tanti campi, cioè, economici, sociali, politici, nelle agende urbane. Lo sarà l'oggetto del prossimo incontro sulla centralità della città. E così mi è difficile quindi condividere anche il giudizio e la previsione di una inesorabile, sempre virgolettato, inesorabile scomparsa della città e del welfare urbano. Credo invece che sia vero che ci sono città dove la trasformazione continua, perché anche questo insomma, credo sia sempre da tenere presente. La città è, come è ovvio, un organismo dinamico, quindi in continua trasformazione, di cui è difficile trovare un momento, fissare in un momento alcune caratteristiche, alcune condizioni, alcuni elementi più o meno condivisibile della sua gestione, ma la città cambia continuamente, e tanto più in tempi di mobilità sociale e di cambiamento economico come quelli che stiamo vivendo. Quindi è vero però che il cambiamento della città avviene, cioè porta ad una situazione che non si muove nello stesso modo, quindi trasformazioni a due velocità, cambiamenti a macchia di leopardo, dove talvolta la riqualificazione di una parte della città avviene a scapito di altre. E questo non necessariamente in una dinamica che vede opposte centro e periferia. Io appunto in Italia è vero, ci sono le periferie orrende, ma ci sono anche le periferie urbane o metropolitane, oggetto di processi che anche partono dal basso, di recupero fisico e sociale dello spazio urbano, dello spazio della convivenza. Quindi condivido, torno sulla condivisione di alcune proposte, che così come diciamo, nella diagnosi generale mi ero trovata d'accordo su molti elementi, così anche in alcune proposte che vengono avanzate nella parte conclusiva, anche se formulate, come Berdini stesso ammette, in termini ancora molto diciamo, generali e di prospettiva, però trovo assolutamente importante ragionare come hanno cominciato a fare alcune regioni introducendo dei meccanismi per cui per arginare il consumo di suolo nel momento di nuovo consumo di suolo non urbanizzato, a meno che si dimostri che non esistono alternative a questo
utilizzando invece, riqualificando e riutilizzando suolo già urbanizzato, insomma, quindi riprendendo peraltro un meccanismo che in Inghilterra da una ventina d'anni si applica, del sequential approach, proprio nella localizzazione delle grandi superfici commerciali, per cui era stato introdotto appunto questo meccanismo per cui le autorizzazioni che comportassero nuovo consumo di suolo per grandi superfici commerciali erano legate al fatto di dimostrare che non fosse possibile avere delle alternative localizzative interne al tessuto già urbanizzato. Oppure quello che propone la nuova legge toscana di escludere le aree agricole dall'edificazione se non sono prioritariamente valutata la possibilità di utilizzare degli edifici esistenti. Ecco, questo tipo di meccanismi che, ripeto, credo abbiano già dimostrato in alcune situazioni la loro efficacia e che Berdini ripropone come una prospettiva, secondo me sono più adeguate della invece moratoria del cemento che è stata ripresa anche nella sintesi fatta prima da Renzo Riboldazzi. Poi su questo si può discutere, questa è la mia opinione. Credo che questi meccanismi possano essere più adeguati, ma soprattutto più efficaci. E poi le proposte che riguardano l'importanza in termini di controllo degli usi del suolo, ma anche di volano economico, di tutto ciò che è legato al risparmio energetico e al risanamento e alla protezione dei suoli, così come le proposte, sempre in termini generali, ma comunque assolutamente condivisibili, di contrasto dell'abbandono delle aree marginali. Infine, e qui torno alle posizioni da cui, rispetto alle quali in parte diciamo, faccio un commento, in parte critico, che è legato alla seconda parte del sottotitolo, che è la crisi del welfare urbano, anche questo ripreso poi nel testo più volte con anche definizioni anche qua molto, molto nette, come proprio fine della scomparsa del welfare urbano. Io trovo molto difficile appunto cercare di definire in modo adeguato alla società che si trasforma il concetto di benessere urbano e quindi delle componenti su cui lavorare per mantenere, migliorare le condizioni di benessere urbano degli utenti della città. Come farlo con i nostri strumenti tecnici? In modo che gli effetti siano condivisi dai molti utenti diversi che popolano la città. Premetto che sono d'accordo sulla difesa, che credo sia ancora necessaria, almeno come riferimento generale, dello standard minimo del decreto 1444, però mi chiedo anche a quanto è servito in molti casi far coincidere il miglioramento del welfare con l'incremento quantitativo dello standard. E quindi quali sono le categorie dei servizi su cui fondare oggi un programma efficace di welfare urbano che raggiunga tipologie di utenti le cui necessità sono in parte mutevoli? Ad esempio, viene citato un paio di volte nel libro un processo di desertificazione commerciale, mettendolo in relazione diretta, su questo potremmo discutere, ma sicuramente una relazione c'è con lo sviluppo delle superfici commerciali extraurbane. Però spesse volte mi sono chiesta nella città diffusa, appunto nella città dello sprawl, con cui comunque ormai ci troviamo a fare i conti e per un po' non sarà facile diciamo riqualificare, riconnettere, inserire servizi, proprio la difficoltà di stare dietro un modello territoriale di sviluppo territoriale insostenibile, però a volte le medie e grandi superfici rappresentano un servizio per i consumatori che non potrebbe essere
fornito da altri soggetti economici, tantomeno da, probabilmente da attori pubblici. Quindi come muoversi per affrontare la questione della crisi di sostegno della crisi del welfare urbano con un sostegno quantitativo di risorse e attrezzature, ma anche cercando di interpretare i nuovi bisogni, le nuove debolezze dei cittadini. L'obiettivo, naturalmente su questo siamo tutti d'accordo, l'obiettivo è la città giusta, la città bella, la città inclusiva, ma come raggiungere questi obiettivi? Allora, qui faccio solo tre osservazioni. Una di condivisione molto, molto convinta di un approccio di metodo che viene suggerito nel testo, tra l'altro con un'espressione in questo caso invece che mi è molto piaciuta, è molto suggestiva, che si riferisce ai movimenti dei cittadini come il lievito che salverà le città. Anch'io credo che questo sia, che questo cura dal basso sia necessaria, indispensabile, ma anche in relazione a quello che dicevo prima, per ridare senso, ridare nuove interpretazioni al tema del welfare urbano. È positivo soprattutto se lavora su vertenze che portino a un miglioramento esteso o ampio, insomma, a diverse parti della città, quindi nella costruzione di sistemi di verde, i movimenti per l'accesso alla casa a costi sostenibili, movimenti per la difesa, il miglioramento, l'adeguamento del trasporto pubblico, ad esempio a livello regionale, sul diciamo, il tentativo di ricollocare in una situazione dignitosa tutta la mobilità pubblica regionale a fronte dei grandi investimenti fatti invece sull'alta velocità. Comunque appunto un approccio che sia più locale e meno localista, cioè in termini molto sintetici. Questo però non è facile perché richiede operazioni molto complesse di mediazione e di coinvolgimento di attori, di mediazione tra sapere non esperto, sapere tecnico, orientamenti politici che mettono in discussione fortemente il ruolo del planner e del progettista. Quindi, diciamo, dopo l'adesione convinta a questa figura, a questa importanza, insomma, dei movimenti dal basso, però credo che segua questo, se ne siamo convinti, e pensiamo che questa sia la strada, un grosso lavoro anche di adeguamento di tecniche e non solo di atteggiamento politico e sociale. Faccio un piccolissimo riferimento ad un caso che ho per la seconda o terza volta rivisto nei giorni scorsi a Berlino, che è la destinazione dell'aeroporto di Tempelhof, l'aeroporto molto centrale della città di Berlino, quello che consentiva l'approvvigionamento di Berlino Ovest, quindi molto centrale di una grande dimensione, la destinazione a parco, semplicemente, scusate, ad area aperta, ad area libera, in parte a verde, in parte ha mantenuto edifici esistenti, ha mantenuto le piste come elemento di identità anche di quello spazio, e così questo è stato chiesto fortemente attraverso forme di conflitto via via organizzate, sistematizzate dai cittadini, che hanno ottenuto che per ora, non si sa per quanto, ma per ora, questa grande area centrale sia disponibile. E questo, per esempio, introduce tutta una serie di tematiche come gli usi temporanei, come elemento di transizione, di riappropriazione, no? di sostegno di questi processi di riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini, e anche appunto per noi un approccio alla pianificazione innovativo, in quanto orientato, diciamo, dalla condivisione di obiettivi
Sì, in inglese è più facile, civic driving, un approccio alla pianificazione appunto orientato dal ruolo che viene riconosciuto alla progettualità e al sapere dei cittadini. Secondo punto, vado velocemente, ho finito, è la qualità dei progetti della città pubblica. E delle sue attrezzature a scale diverse. Questo tema della qualità, della competenza tecnica, abbiamo visto casi clamorosi anche veramente di fallimento, qui sì, anche dal punto di vista tecnico di alcune opere pubbliche, quindi un recupero molto forte, questo ripeto ci riguarda molto come progettisti. La qualità è un termine molto scivoloso, potremmo di discutere su cosa si intende per qualità. Comunque, diciamo in termini molto generali, la qualità della progettazione della città pubblica e delle sue attrezzature è un tema che dà sostanza a quegli obiettivi che dicevamo all'inizio. E l'ultimissimo punto, così che poi è un po' solo una prima riflessione. Però ripensare appunto alle nuove categorie di servizi urbani, dove anche il confine tra chi li fornisce, il pubblico e il privato, chi fornisce questi servizi, chi li gestisce, chi li utilizza, non è così chiaro. Per esempio, un esempio è come le nuove tecnologie cambiano l'uso degli spazi e il concetto di prossimità dei servizi. Non parlo della smart city, non mi interessa quindi degli edifici intelligenti, eccetera, ma il fatto che ci sono nuovi spazi di lavoro, nuovi spazi nella città, che sono per esempio gli nuovi spazi di lavoro, i co-working, sono spazi privati, ma forniscono comunque servizi alle imprese, servizi alle persone, sono spazi dove si può lavorare, si può passare la giornata a costi molto, molto contenuti. Ecco, questi hanno, diciamo, una parte di gestione di questi spazi è riferibile forse a un concetto di fornitura di servizi, di nuovi servizi, di ruolo anche, diciamo, non così chiaro, non così definito tra ciò che è spazio pubblico e spazio privato. Oppure una banalità, però, siccome viene citata la chiusura degli uffici postali in aree difficili da raggiungere, di presidi sanitari, eccetera, anche su questo, avevo questa possibilità appunto di rendere spazi lontani più vicini attraverso l'uso di nuove tecnologie può essere una strada rispetto alla quale ragionare in termini di fornitura di nuovi servizi. Per esempio, qui è veramente l'ultimo esempio, lo sviluppo dell'e-commerce con acquisti su Amazon, un oggetto anche molto piccolo, a costi ridottissimi, viene comunque consegnato a casa. Questo è certo, ha un controaltare, diciamo, in un sistema di offerta commerciale che cambia completamente, con tutte le sue conseguenze anche sul sistema di vivibilità degli spazi urbani, ma ci deve far pensare che, insomma, le strade, forse per interpretare il tema del welfare, sono molto articolate e molto differenziate. Grazie.